Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review in diretta, grazie per esservi collegati, siamo pronti qui in questo ora, alle ore 12 di ogni giorno, siamo pronti anche oggi per stare in diretta con voi insieme ad ascoltare la storia di redenzione di un nostro amico già in collegamento con noi dalla Sicilia. Ci faremo ben dire da che posto è collegato, ed è collegato anche insieme ad un altro amico, il quali hanno insieme fatto un'esperienza particolare, e ci faremo raccontare la storia di questo nostro amico, che si chiama Gioacchino Amico, il quale in questo momento si è disposto per raccontare la sua storia. Ha avuto e sta vivendo delle difficoltà legate ad un passato speso nel peccato. Adesso ci faremo raccontare tutto quanto il Signore ha fatto e sta facendo nella sua vita, proprio in un modo potente, onnipotente, perché vedi, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Quanto più difficile la situazione che stai vivendo, maggiormente puoi vedere Dio all'opera in mezzo ad essa. Quanto più infuocata è la fornace nella quale sei calata o sei calato, maggiore è la possibilità di vedere Gesù al tuo fianco, che ti protegge e che te ne fa uscire senza nemmeno l'odore di bruciato addosso. Sei praticamente nella condizione precisa e giusta per vedere un grande miracolo nella tua vita. Adempiere il miracolo chi sarà? Gesù, colui che in questo giorno, in questo momento, vuole parlare della tua vita. Resta connesso, grazie per quanti lo stanno facendo. Come inizio puntata, come sempre facciamo, chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo, ma è legato alle difficoltà tecniche che abbiamo avuto per il collegamento. Mentre andiamo avanti nella nostra puntata di oggi in diretta, voglio insieme a te pregare il Signore. Grazie Signore per questa puntata, benedici Signore quanti ascolteranno, benedici Pietro e Gioacchino che sono già collegati con noi, sostienili, aiutali in questa esperienza che racconteranno, per aiutare quanti forse vivono probabilmente negli stessi problemi in cui sono stati calati loro in passato. Grazie Signore perché il tuo intervento nella loro vita è stato di risoluzione, di rinascita. Ecco, la rinascita, questo è il titolo della puntata, Signore, che abbiamo dato, proprio per considerare di quanto grande e immenso il tuo miracolo nella vita di coloro che si affidano a te. Benedici ogni ascoltatore, ogni amico, ogni amica, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Bene, grazie. Noi vogliamo proseguire con il nostro format ascoltando insieme oggi. Mettiti seduto. Mettiti seduta, ascolta insieme a noi il consiglio del pastor Sammy. Hai sempre desiderato un consigliere? Bene, oggi ti parlo di colui che non solo ti dà dei buoni consigli, egli te ne dà di meravigliosi. E allora andiamo dritti alla meditazione di oggi. Nelle ultime settimane ho fatto spesso riferimento al capitolo 9 di Isaia, nella profezia su Gesù. E questo naturalmente, mentre ci avviciniamo al tempo del Natale, si presenta come una profezia importante, perché ci dice: un bambino ci è nato, un figlio sarà dato. Lì parla di Gesù e della sua umanità. Ma uno dei nomi che viene attribuito a Gesù è il consigliere meraviglioso. Anche tu devi sapere che Gesù è un consigliere meraviglioso. Gli puoi portare qualsiasi problema, qualunque sia la tua situazione, i suoi consigli non saranno soltanto buoni, ma risulteranno dei meravigliosi consigli. Resterai stupito del modo in cui ti parlerà e di quello che ti dirà. Vedi, Gesù una volta disse, mentre si trovava ancora con i discepoli, e che lui se ne sarebbe andato via e che avrebbe mandato un altro. Ora quest'altro a cui faceva riferimento è lo Spirito Santo. Lo Spirito, il Padre e il Figlio sono uno. Gesù è l'incarnazione in persona umana di Dio. Gesù è perfetto Dio, perfetto uomo. E qui vediamo che lo Spirito di Gesù stava venendo ad abitare dentro di noi, dentro i suoi figli. Quando conosci Gesù e poi lo segui, hai un consigliere a disposizione. Un consigliere il quale è meraviglioso. Signore, stai pensando a quanto costa andare da questo consulente per ricevere un consiglio? Devi sapere che è tutto già pagato. Gesù ha pagato tutto. Quando è morto su quella croce, quando è stato posto nel sepolcro e quando è risorto dalla tomba ed asceso alla destra del Padre. Ed è così che ha mandato il consigliere alla tua vita,
al tuo cuore, alla casa tua e lo ha mandato ad abitare dentro di te. Ora io so che ci sono molti problemi, la paura, la guerra, la pandemia, tutte le cose che succedono. Ho visto tante persone prese dalla paura che non sanno che cosa fare, tanta gente in crisi. Ma ecco cosa ti dico, Gesù per te sarà un meraviglioso consigliere attraverso il suo spirito che dimora in te e tu puoi andare a lui, gli puoi parlare ed ecco la cosa grandiosa, puoi dirgli tutta la verità, puoi dirgli tutto poiché lui conosce tutto, conosce la soluzione per quello che c'è dentro al tuo cuore. Quindi vai da lui e lascia che egli sia per te un meraviglioso consigliere. Bene, ringraziamo il Pastor Sammy per il suo consiglio di oggi e vogliamo andare dritti ai nostri ospiti collegati con noi. Siamo in diretta, benvenuti e bentornati in diretta con noi. Abbiamo in questa giornata il racconto di una storia, di una testimonianza, come è chiamata nel gergo cristiano. Oggi c'è una testimonianza del nostro carissimo amico in collegamento con noi, amico ma anche amico di cognome, perché con noi collegato c'è Gioacchino Amico e Pietro che è seduto accanto e che vi presentiamo subito. Buongiorno amici, pace del Signore, grazie per esservi collegati. Subito la linea a Gioacchino che è alla mia sinistra con la barba e chiedo di raccontare, di spiegare chi è e poi dopo, subito dopo, in qualche minuto, proprio qualche minuto di presentazione veloce, subito dopo parlerà Pietro e farà lo stesso, dopodiché tornerò io. Vi lancio subito la linea così da non accavallare i volumi e da sentirvi, ascoltarvi meglio. Prego Gioacchino. Buongiorno a tutti, sono Gioacchino Amico, dal giorno 25 mi ritrovo fuori dal carcere del Pagliarelli di Palermo, in alta sicurezza, alla sezione maestrale d'est. La testimonianza che oggi voglio portare nel nome di Gesù, guidata dallo Spirito Santo di Gesù, è per tutti quei cuori che ancora vivono in quel sé ipotetico, con una certezza che è Gesù Cristo, che è il Salvatore e Signore della nostra vita. Io lo incontrai in carcere, in una situazione di sofferenza. Non sono qui a parlare delle situazioni, delle problematiche di indagine o degli addebiti penali che ho ricevuto, perché quegli addebiti penali ricevuti sono abbastanza così enormi e grandi che solo la potenza di Dio ha potuto portarmi fuori dal carcere. Ho incontrato Gesù, come dicevo poc'anzi, nelle mura carcerarie, nel periodo di sofferenza, grazie a un fratello in Cristo che già apportava la parola all'interno del carcere, che è Salvatore Rocco, che attualmente è detenuto nella casa circondariale, ma per la volontà di Dio, quando sarà di Dio, oggi detenuto, domani, in volontà di Dio. Tutto può Dio, perché il nostro Padre è un Dio che rende tutto possibile, quindi Dio è il Dio dell'invisibile, dove rende tutto possibile, come ha reso possibile l'uscita mia dal carcere. Grazie a Salvatore che mi ha portato a Cristo, la gloria a Dio, ma io ho incontrato uno strumento di salvezza per la mia vita in Salvatore, dove tutti i giorni, dopo la prima settimana che nessuno, se non viene proprio nella consapevolezza e nel capire e nel trovarsi nella situazione, quando si entra in carcere è una situazione un po' troppo dura per noi stessi, quindi il peso era così grande da portarti in quel ravvedimento, perché come dice la parola di Dio, che è sacra ed è certezza, nella debolezza dell'uomo avviene il ravvedimento. Cioè, in quella debolezza noi cerchiamo Dio, quando lo dovremmo fare quotidianamente, tutti i giorni, cercando di avere una comunione costante con chi ci ha creato, che è Dio, il nostro creatore. In quel momento di debolezza sono stato avvicinato da questo meraviglioso strumento di salvezza nelle mani di Dio, che è Salvatore, dove abbiamo iniziato un attimino a meditare la parola, a leggere la Bibbia, mi ha portato a Cristo, tutti i giorni eravamo praticamente come spegnere.
hanno ricevuto, forse avrà ricevuto una telefonata e si è frizzato per il momento, ma noi vi sentivamo e vi sentiamo bene. Gioacchino, ci senti? Ecco, io vorrei proprio, in attesa che si ripristini il collegamento, insomma, ecco, spiegare meglio. Il nostro Gioacchino è, come appunto stava raccontando, miracolosamente in questo tempo si trova in attesa di giudizio, quindi è uscito, sta in questa fase testimoniando la sua esperienza con il Signore all'interno del carcere, quindi è un po' come prenderlo proprio nel pieno della sua testimonianza, del suo fervore, del suo zelo. All'interno proprio di questi istituti c'è una, un grande fermento spirituale che proviene proprio dalla potenza dello Spirito Santo. Perché questo avviene? Avviene perché si riconosce il grande bisogno. È sempre così. Non dobbiamo aspettare di andare in carcere per conoscere il Signore, questo sicuramente anche tanti nostri fratelli detenuti lo possono testimoniare, ma le condizioni di estremo bisogno ci fanno ancorare ancora di più, maggiormente, alla volontà di Dio, alla presenza di Dio, ci fanno cercare quella mano spirituale e soprannaturale che è necessaria in alcuni frangenti della nostra vita, e questo è quello che accade nei momenti di bisogno. Sì, fratelli, vi sentiamo, stavo appunto temporeggiando. Ed un tratto c'è stata connessione, si spegne il telefono, quindi per capire che il nemico ci attacca anche quando si danno le testimonianze, soprattutto si può portare quel seme di salvezza nei cuori con una grande testimonianza come quella di oggi, che nel nome di Gesù insieme a tutti voi. Gioacchino, vorrei prima di lasciarti la linea e continuare il tuo racconto, vorrei presentare brevemente Pietro, che ci dice qualcosa sulla sua presenza, sulla sua persona e sul suo cuore per Dio, e poi dopo ritorniamo ad ascoltare quello che stavi dicendo, Gioacchino. Quindi chiedo velocemente una presentazione molto veloce di Pietro, grazie. Ok, salve, sono Pietro Vitale, sono i Terrasini e grazie a Dio ho conosciuto Cristo che fino a bambino ho sempre cercato, perché tra l'altro mi ha sempre portato a conoscerlo, ma soprattutto nelle difficoltà purtroppo, però lui era sempre là per poter dirmi io sono con te. E oggi posso testimoniare veramente nel nome di Cristo quanto veramente tutti noi dobbiamo iniziare a diventare persone proiettate a far conoscere a tutti quanto Dio ci ama, perché quello che ho potuto scoprire è quest'amore del papino, dell'Abba Padre straordinario, che veramente ci porta a poter vivere in questo tempo, dove è un tempo veramente strano e dove veramente io nel nome di Cristo, avendo perso tutto, perché la mia storia è un po' particolare, e ho perso veramente tutto a causa del mio grande io, perché purtroppo poi ho compreso che non era tanto il nemico che mi attaccava, ma era la mia parte carne che era ripieno di vanità, era ripieno di idee strane, peccaminosa, una realtà di vita atroce, dove, ripeto, da vecchio imprenditore, una realtà imprenditoriale con circa 12 dipendenti, io ho trascorso una vita di circa 6 anni a raccogliere la spesa nei vari luoghi. Oggi, grazie a Dio, veramente Dio mi mandò un uomo che voglio dare il nome e cognome, che forse conoscerai tu, Michele, il dottore Antonio Garofalo, e tramite lo Spirito Santo in lui mi ridiede forza di rialzarmi, di tornare alla presenza di Dio, e con il tempo trascorso io oggi posso testimoniare che Dio esiste e che Dio veramente vuole aiutare tutti coloro che veramente si arrendono a quell'io, perché voglio dire nel nome di Cristo, Satana è stato sconfitto alla croce e noi dobbiamo veramente stare legati a Cristo, perché la parola meravigliosa che ho sempre appreso, Pietro, non sarai più tu ma sarà il Cristo in te, ed è un lavoro che ho dovuto accettare, un cambiamento radicale per poter seguire veramente il buon pastore che è Gesù. Questo mi gratifica, mi dà forza, e oggi mi ritrovo qua
grazie anche al pastore Panato, mi ha detto Terasini, vorrei che vi incontrate. Oggi sono qua con Giacchino, che mi ha tanto emozionato, sia a me che alla mia sposa Rosalba, alla testimonianza straordinaria di quest'uomo, e che questo voglio dire a tutti coloro che mi ascoltando. Credeteci nel nome di Gesù che è qualcosa di meraviglioso vivere nel regno di Dio, e questo ci permette di poter aiutare il prossimo, prima riconoscendo in noi la potenza dello Spirito e poter dare quell'olio di unzione a tutti coloro che vogliono veramente credere a Cristo, perché noi siamo persone che vogliamo portare oggi nel nome di Gesù, come fai anche tu Michele, questa meravigliosa verità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Loro sono tre dimensioni straordinarie dove non c'è nessun altro all'infuori di loro, e basta credere al Padre, credere al Figlio, allo Spirito Santo, e tutto nasce a nuova vita. Questo è una minima parte del testimonio. Sì. Amen. Amen, amen. E Gioacchino, vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. grazie Pietro per averci aperto una piccola finestra sulla tua vita, e sarebbe interessante ascoltare l'intera tua storia, e perché no, potremmo in qualche modo organizzare anche un'altra puntata e scoprire la vita passata di Pietro Vitale in Terrasini, ascoltando proprio quanto il Signore ha fatto già nella tua vita. E a tale proposito vorrei anche diciamo specificare che ad ascoltarci, a seguirci, ci sono molti familiari di detenuti che in questo momento stanno ascoltando e stanno anche vedendo, osservando il modo in cui il Signore può operare proprio nei propri cari, che sono forse reclusi per una cattiva condotta, per una situazione sbagliata che hanno dovuto affrontare, che hanno volutamente affrontare, e anche per alcuni che si sono trovati e si stanno trovando all'interno di una prova del genere senza avere colpa, ma Dio conosce ogni cosa. Insomma, in questo uditorio generale che ci sta ascoltando in questo momento, ripasso la linea a Gioacchino, così che può continuare a raccontarci la sua storia. Prego Gioacchino. Grazie Michele. Ritornando alla storia passata sulle mura carcerarie del Pagliarelli, naturalmente incontrando il fratello in Cristo Salvatore, ogni giorno avevamo 2 ore da passare nelle salette, che erano delle salette, diciamo, solidarie, dove praticamente i detenuti, solitamente chi va a giocare alle carte, chi va a scrivere le lettere, chi come noi, i figli in Cristo, andava lì a meditare la parola, a pregare, a lodare e soprattutto nutrirci dalla parola di Dio. Giorno dopo giorno che mi nutrivo della parola, ho incontrato Gesù nella mia vita. Come l'hai incontrato? Come fai a dire che hai incontrato Gesù? Ho incontrato Gesù perché mi ha portato una verità profonda dentro di me, perché sono stato prima nella mia vecchia vita, perché oggi nel nome di Gesù la rinascita è avvenuta ed è Gesù Cristo che vive in me, non sono più io che vivo, io ho crocifisso la mia carne, ho crocifisso il mio passato, ho crocifisso tutto sotto i piedi della croce di Gesù, ogni peso, ho dato tutti i miei pesi a Gesù, perché solo Gesù ci può liberare e ci fa diventare redenti nei confronti del Padre, perché il suo sangue prezioso ci ha lavati da ogni nostro peccato 2000 anni fa, ma quando noi accettiamo Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita e chiediamo perdono dei nostri peccati, il sangue prezioso di Gesù ci fa essere redenti nei confronti del Padre per diventare figli di Dio, quello che praticamente ho vissuto in prima persona, perché un giorno, ritorno al discorso, ho incontrato Gesù come? Meditando la parola, in quella saletta del carcere, una grande testimonianza, perché eravamo in un reparto abbastanza duro, cioè un reparto in AS, non so chi conosce il sistema carcerario, diciamo che è un'alta sicurezza, dove tutti i reati associativi o reati, diciamo, di una certa entità, con le aggravanti dello stampo cosiddetto mafioso, vanno in quella sezione. Quindi in un reparto così profondo, mentre che meditavo la parola, mentre che il fratello mi dava le sue testimonianze, i miei occhi
hanno iniziato a versare, cioè quelle lacrime di purificazione, che non era un pianto, erano dei gemiti di purificazione, proprio vedevi il viso che tu non volevi piangere, ma il pianto veniva da solo, il pianto veniva da sé per il semplice motivo che era tutto lo sporco di passato, di tutto quello che ho fatto e non era gradito a Dio. E di conseguenza quella purificazione mi ha portato ogni giorno a cercare sempre di più di nutrirmi della parola di Dio, sempre di più di approfondire e di venire alla conoscenza. La conoscenza che è venuta passo dopo passo è grazie a quella conoscenza, come sta scritto nella parola, che la conoscenza ci renderà liberi. Io sono stato subito libero in Cristo. Io ero recluso, ma ero libero in Cristo, perché dal momento in cui che ho incontrato Gesù e ho accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore della mia vita, io ho avuto la pace. Per la prima cosa, Gesù mi ha portato la pace, la sua luce. Come dice la sua parola, Gesù è la luce del mondo. Chi seguirà la sua luce non scenderà mai più nelle tenebre, ma vivrà di luce eterna. Quindi è quella luce che mi ha portato una pace profonda. Cioè io non avevo più un minimo di pensiero su quello che poteva essere la situazione processuale, su quello che potevano essere, uno si trova recluso, quello che ci poteva essere al di fuori, all'interno del tuo ambito familiare, mamma, suocera, moglie, quello che poteva essere l'ambiente familiare, cosa poteva succedere, perché è tutto un'incognita. Però Gesù, nel momento in cui è venuto ad abitare nel mio cuore, mi ha tolto ogni pensiero. E molto più, pian piano, essendo redenti e ubbidienti alla parola di Dio, mettendo non solo leggendo la parola di Dio, ma mettendola in pratica dalla più piccola alla più grande cosa, come l'idolatria, uno dei temi, perché io ero un cattolico praticante, e quindi magari prima mettevo il santino, mettevo la coroncina di rosario, mi affidavo a un santo, mi affidavo a qualcosa che non è la verità. E infatti conoscerete la verità e vi renderà liberi, perché a volte l'uomo, non solo per i santi o per le statue, per le immagini o per dei simboli, si crea l'uomo stesso l'idolo, quindi tutto diventa in mano d'uomo idolatria, che non è gradita a Dio, perché Dio ci ha dato suo figlio, ha sacrificato Gesù per tutti noi, cioè Gesù era Dio vivente, fatto uomo, fatto carne in terra, che è venuto non per fare il giustiziere, assolutamente no, ma per salvare tutti quelli che eravamo nel peccato, tutti quelli che erano pieni di infermità, di malattie, ha dato la vita, ha dato la vista ai ciechi. Gesù è venuto per riconciliarci al Padre, per darci la vita eterna. Quindi, conoscendo la verità, quella verità che mi ha fatto libero, io oggi spero profondamente, nel nome di Gesù lo dichiaro, che tanti che ascolteranno questa testimonianza possono capire la verità e venire alla conoscenza della verità che li farà liberi. Perché io ho notato una cosa molto importante, Michele, anche nel luogo carcerario. Tutti credono, tutti credono, tutti cercano Dio, ma non lo trovano. E non lo trovano per il semplice motivo che hanno una dottrina sbagliata. Cioè, magari nel corso degli anni sono stati dei cammini, e non sono qui a criticare nessuno, perché non né critico né giudico, per l'amor di Dio, però testimonio un qualcosa che è nella verità. Tutti sono credenti, cercano Dio, ma non conoscono e non mettono in pratica quello che vuole realmente Dio. Perché se nella parola del Signore, nella Bibbia, a proposito di idolatria, c'è scritto che gli idoli non te li devi creare, e non devi pregare un santo, perché non sta scritto da nessuna parte, ma devi andare da Gesù Cristo, non ci devi prostare davanti ai santi e niente. Perché lo si fa? Questa è la domanda che a volte e quasi spesso ci allontana dalla presenza di Dio. Perché, come tu ben sai, Michele, tutti i fratelli in Cristo che ci stanno seguendo, Dio non può stare accanto a noi se siamo nel peccato, perché si allontana. È proprio quel vortice che siamo sotto le sue ali, come vedi la scritta, le ali di Dio
Perché le ali di Dio? Perché lui, come nel Salmo 91, ci protegge sotto l'ombra delle sue ali. Quindi noi chiediamo ogni giorno la protezione di Dio sotto l'ombra delle sue ali. Però Dio, come ci abbraccia? Se noi stiamo nel peccato, Dio ci aspetta a braccia aperte, ma non ci può abbracciare. Si allontana dal vortice della luce e quindi rimarremmo sempre fermi nelle tenebre. Quindi il discorso concreto qual è? Conoscere la verità, che è la Bibbia, e la Bibbia è uguale per tutti. A mio punto di vista non dovrebbero nemmeno nascere queste, tra virgolette, religioni come il Testimone di Geova, i cattolici, gli evangelici, perché io dico semplicemente una situazione: essere evangelici significa portare il Vangelo, portare la salvezza per chi crede in Cristo Gesù, la potenza di Dio. Però tante denominazioni le ha create l'uomo. Anche questo, sotto il mio punto di vista, diventa idolatria, perché si vengono a creare tante cosiddette, tra virgolette, religioni, tante comunità come sono Testimoni di Geova, tante situazioni come cattolici, che allontanano la volontà di Dio. Dio è amore e anche giustizia, Dio è amore e accomuna tutti. Non ci dovrebbe essere questa separazione, anche se, come sono tante in maniera verbale le giustificazioni che danno chi viene posto a questa domanda. Cioè le giustificazioni del caso, dice, vabbè, importante che tutti arriviamo a Dio, per l'amor di Dio, arriviamo tutti a Dio, ma non passiamo per la verità. Quindi se non passiamo per la verità, che è il Vangelo, perché noi veniamo da una natura peccaminosa, noi oggi siamo stati salvati per grazia, non è che noi siamo santi, non siamo santi, noi veniamo da un passato, da peccatori, e Dio ci ha presi da quel pantano fangoso e ci ha ridati, ci ha fatto rinascere, grazie a Gesù Cristo che ci ha lavati dal suo sangue prezioso di ogni nostro peccato. Noi oggi siamo salvati per grazia. E la grazia di Dio ci basta. E quando accettiamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore e ci fa redenti nei confronti del Padre, nuovamente siamo figli di Dio, cosa succede? Che noi già iniziamo a vivere il regno di Dio. Non è che lo dobbiamo aspettare. Non si aspetta il regno di Dio, dobbiamo viverlo. Quindi il regno di Dio, tutti i veri figli in Cristo Gesù, lo vivono chi è obbediente a Dio e che vive in quel timore di Dio nel suo cuore, che è un timore pieno di amore, è un timore pieno dell'amore per Dio, per Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, e per lo Spirito Santo di Dio che vive nel tempio del nostro corpo. Queste situazioni che si creano all'interno anche nella mia testimonianza delle mura carcerarie, sono delle situazioni che magari si formano delle discordanze a fare queste separazioni. Io invito oggi a tutti coloro che ci ascoltano, e sono sicuro che anche il reparto dove io un mese fa circa, fino al 24 l'ho recluso, oggi siamo al 26, quindi significa 32 giorni fa ero ancora recluso lì. Io invito a tutti a conoscere la verità, perché non c'è separazione nei confronti di Dio. Tutte queste separazioni le ha create l'uomo. E quello che crea l'uomo, qualsiasi cosa, diventa idolatria, non gradita a Dio. Questo è il mio punto di vista che ho potuto vivere ascoltando, portando la parola di Dio anche all'interno dei carceri, dove ho avuto la possibilità di ogni giorno di sentire alcuni compagni di reparto, di capire, di ascoltarli. Ma lo Spirito Santo mi metteva sempre nel cuore, mi riempiva, ungeva le mie labbra, il mio cuore, la mia mente, di portare la verità, pur di entrare anche in discordanza. E quanto si viene a creare questa situazione di conoscenza della verità, il nemico attaccava. E cosa succedeva al nemico? Chi è il nemico? Il nemico è il male. Esiste il bene, esiste il male. Per chi crede è questo. Ed è la verità. Quindi il nemico attaccava chi? Le persone che erano vicine a te, dove tu portavi la verità. Perché? Perché stavo portando una persona a Cristo. Quindi portando una persona a Cristo, per il nemico, significa che c'è quello stridore di denti, come dice nella Bibbia. E proprio di questo stridore di denti ti volevo raccontare, caro Michele, a tutti quelli che sono in ascolto,
Una notte, mentre ero nella mia branda, dopo che ho avuto una liberazione fibrillante addosso, e non è una cosa che io me lo raccontano, ma che ho vissuto personalmente, cioè io ho sentito una liberazione, un fascio di luce, cioè la luce di Gesù che mi avvolgeva dopo la liberazione. Dopo qualche giorno di questa nottata, che non ricordo il periodo di gennaio-febbraio del 2024, praticamente ho avuto, dopo 2 o 3 notti, l'incontro con Satana. Satana però che mi grignava i denti, ma non mi toccava più, cioè stava lontano. Perché stava lontano? Perché io sono stato liberato da Gesù, la protezione degli angeli, dei cherubini, degli arcangeli, dei serafini di Dio attorno a quella branda della luce di Gesù che mi proteggeva. Cioè io avevo un'ombra scura che mi grignava i denti a bordo della branda, della cella, della mia cella, che mi grignava i denti, però non si poteva più avvicinare. Quindi questo, conoscendo la parola, è il nemico che ti attacca. Perché? Perché stavo iniziando ad evangelizzare, a portare il messaggio di salvezza, a portare la verità in Cristo Gesù, a portare la buona novella, a portare la parola di Dio ai compagni che entravano, compagni che magari non avevano mai vissuto il carcere, era per la prima volta ed erano depressi ed erano un attimino scoraggiati da quel periodo, quindi a portare quella parola di amore, di conforto, di incoraggiamento, come dice Gesù nella sua parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Il dare di Gesù non è solamente il dare economico, il dare un supporto economico, quel dare è inteso a 360 gradi. Per questo uno deve entrare profondamente nella parola e la deve meditare per poterla mettere in pratica nella giusta maniera. Altrimenti diventa un'interpretazione umana che non è più un qualcosa di soprannaturale, un qualcosa di spirituale che non porta a niente. Cioè, anche ho visto tante persone da questo mese, tanti gruppi di preghiera, tante chiese, che manca una cosa essenziale, la potenza dello Spirito Santo. Io ti do un'altra testimonianza, e qui chiudo, qui apro e ricollego con il carcere. Quanto noi ci riuniamo il sabato o la domenica, ci riuniamo in questo luogo dove c'è la scritta Le ali di Dio, che è la casa di Dio, questa casa è diventata. Non è una casa, cioè è una casa, è una villa, però sono le ali di Dio, oggi sono diventate una casa di Dio, una casa per tutti, grazie a Pietro, grazie a Gesù, diciamo grazie a Gesù, è diventata la casa di Dio, cioè è una casa aperta a quello che ha bisogno, al prossimo, amare il prossimo come noi stessi, e questa casa è di tutti, non è più una casa di proprietà, è di proprietà di Dio, quindi questa è la casa di Dio oggi, e quindi le ali di Dio nasce anche per questo, per dire che chi vuole la protezione di Dio, chi vuole essere glorificato da Dio, onorato da Dio, perché Dio onora quelli che lo onorano, bisogna accettare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita e in più essere ubbidienti a tutto quello che ci dice Dio, non a parte, perché io vedo alcuni casi che ubbidiscono alla parola di Dio, sono ubbidienti, sono redenti, però alcune cose deviano. No, ma magari sai, questo che gioco una schedina, che c'entra il Signore? Io gioco 3 euro. No, no, il gioco, come sono 3 euro? Sono 3 milioni di euro. È sempre un peccato, un qualcosa che non è gradito a Dio. Quindi non c'è giustificazione per mettere la parola di Dio in pratica. Dio dice non si fa e tu non lo devi fare se vuoi vedere la gloria di Dio nella sua vita. Perché a volte tanti cercano Dio, tanti chiedono, ma Dio non può operare nelle loro vite perché non sono così redenti nel percorso di santificazione, che non avviene perché me lo deve dire il Papa, la Chiesa Cattolica. Avviene meditando la parola, lasciando che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, prenda ogni giorno il controllo delle nostre vite, perché lo Spirito Santo è una terza persona che vive in noi, è quella voce dolce, dove ogni giorno chi è redente, chi è ubbidiente, chi sta in comunione con Dio nel nome di Gesù, ogni giorno ti parla lo Spirito Santo e conduce la tua vita, ti insegna. Perché? Perché ti vuole fortificare per non tornare più nel mondo. Perché è molto difficile il cammino di Dio,
perché dobbiamo essere anche in verità in questa situazione. E qui è difficile, non è un percorso facile, perché se oggi dico che è facile, direi una menzogna. La menzogna non fa parte dei figli di Dio che sono rinati, perché le menzogne appartengono al popolo di Satana, non al popolo di Dio. Quindi oggi ringrazio Gesù che appartengo al regno di Dio, lo sto vivendo tutti i giorni, e ricollegandomi con la situazione del carcere, venivo attaccato perché? Perché era il nemico che si serviva dalle menti, dalle persone, magari a te vicine o lontane, che ti attaccavano con la parola alla loro interpretazione, con la parola di Dio alla loro interpretazione, sul fattore dei santi, sul fattore delle immagini, sul fattore del crocifisso con Gesù appeso, dove io tante volte spiegavo: Gesù non è appeso in quella croce, Gesù vive dentro di me, vive in mezzo a noi, vive con noi, vive a fianco a noi, Gesù è presente ed è vivente, non è più crocifisso sulla croce. La croce è la forza, la potenza che Gesù ha sconfitto Satana nel mondo con quella croce, ma Gesù non è appeso in croce. La croce è il simbolo della potenza, come dice Gesù: prendete la vostra croce, mettete il vostro giogo davanti agli occhi, il mio carico che è leggero, e seguitemi. Quella è la vittoria. La vittoria è Gesù Cristo. La vittoria è Cristo. E noi non dobbiamo mai togliere lo sguardo a Cristo, come io non l'ho tolto nemmeno un secondo lo sguardo da Cristo e per Cristo. Ogni giorno, in quella mia cella, in quel reparto, ovunque ero. E Gesù mi ha dato la forza, mi ha ogni giorno fortificato lo Spirito Santo e mi ha fatto togliere dalla mia vita quell'io, e ho messo la parola Dio, non più io. Ogni qualvolta che io dovevo fare un qualcosa, io chiedevo a Dio, quindi ho abbassato totalmente, ho crocifisso la mia carne, inizialmente abbassandola, perché è un percorso che ti chiede tanta fatica, come dicevo poc'anzi, è un percorso molto difficile, ma non impossibile, perché Dio rende tutto possibile. E Dio sceglie, come dice la sua parola, non negli intellettuali. Dio sceglie i carcerati, Dio sceglie le prostitute, Dio sceglie quelli che sono falliti, Dio sceglie il suo popolo. E il suo popolo che sceglie verrà rafforzato se noi permettiamo allo Spirito Santo di Dio di modellarci tutti i giorni, di prendere il controllo della nostra vita, come dice la sua parola. Dio è il vasaio, noi dobbiamo essere quell'argilla molle nelle sue mani, perché quell'argilla molle può creare quel vaso nuovo, perché noi dipendiamo dai vasi nuovi, quelli della sua acqua viva. E lo dice nella sua parola, fa che i ruscelli d'acqua viva possono sgorgare dal mio seno per riempire questo vaso nuovo che tu hai formato, Dio. Perché nel vaso nuovo non puoi mettere né dell'acqua né del vino vecchio, altrimenti il vino diventerebbe aceto, non più vino. Quindi, per far capire, chi rinasce deve essere totalmente modellato e nuovo. Deve crocifiggere ogni cosa, dalla più piccola alla più grande del proprio passato. Quindi, continuando il percorso di meditazione, ho incontrato pure, che saluto, magari ho mandato già pure la locandina dell'invito della testimonianza, il pastore Samuele Cascio, che è uno strumento di salvezza all'interno delle mura carcerarie, perché è lui il pastore, rappresenta la Chiesa, Chiesa siamo tutti noi, però rappresenta la Chiesa del Pagliarelli, in Samuele Cascio, che saluto, dove tante persone sono arrivate alla salvezza e tante altre ancora ne arriveranno, perché c'erano delle richieste che naturalmente, visto le sezioni ristrette, non permettevano a un maggior numero di persone di scendere a nutrirsi della parola e conoscere la verità, per il discorso carcerario della sezione, diciamo, rigide del Pagliarelli. Quindi il pastore Samuele Cascio è stato un grandissimo strumento di salvezza, sia per Salvatore, che è stato il fratello che mi ha portato a Cristo, e sia ho avuto il piacere di conoscerlo solo 2 settimane prima che io uscissi dal carcere, per il semplice motivo che non potevo partecipare dopo che da dicembre mi ero iscritto per poter partecipare al culto del pastore Samuele Cascio e di nutrirmi della parola.
umanamente una cosa impensabile, perché io penso che, come ognuno di noi è libero di scegliere, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio, ci ha lasciati liberi, come tante persone ogni 15 giorni del sabato potevano partecipare in chiesa cattolica, dovrebbe essere così liberamente, senza alcuna domandina, per tutti coloro che vogliono nutrirsi dalla parola, dal pastore in questo caso, dal pastore Samuele Cascio all'interno del Pagliarelli. Quindi vedo che ci sono due discordanze, cioè il mondo cattolico che ogni 15 giorni poteva partecipare alla messa, andare a nutrirsi della parola di Dio nella loro dottrina, nella loro situazione. Amen, gloria a Dio, per carità, per l'amor di Dio, sono qui semplicemente per dire che c'è un dislivello tra i due rami, che non dovrebbe esserci, perché è un diritto di tutti nutrirsi, siamo liberi di scegliere quello che ognuno di noi vuole per la propria vita, siamo liberi di scegliere la nostra A, che è la verità di Dio, che è la Bibbia, e chi la conosce, la vuole mettere in pratica, non deve essere privato da queste limitazioni. Se un'altra situazione come la Chiesa cattolica non è limitata in un luogo uguale per tutte le circostanze e le regole che sono in essere, quindi un luogo uguale non può avere discordanze. Come permetti ai cattolici di partecipare alla Chiesa indipendentemente dal numero che sono in Chiesa, dovrebbe essere che indipendentemente dovrebbero partecipare al culto di sabato del pastore Samuele Cascio, che viene al carcere di Pagliarelli, un grande uomo di fede, un grande strumento di salvezza che ha portato tante anime a Cristo. E per la prima volta nel Pagliarelli, che non ho potuto fare, farò i battesimi grazie al pastore Samuele Cascio. Si sono battezzate delle persone che erano già pronte, rinate in Cristo Gesù. Gloria a Dio per questo. Grazie Giacchino, sei stato, ti abbiamo lasciato parlare proprio in virtù del diciamo delle sensazioni, anche delle idee che avevi in cuore di comunicare. Grazie, lo abbiamo fatto proprio senza interromperti. Ho preso degli spunti da quello che dicevi, mi piacerebbe farti qualche domanda e aprire magari, perché no, qualche riflessione da te che sei sostanzialmente appena uscito, ma ci sono molti amici ancora che ci stanno seguendo da questi istituti. Io vorrei a tale proposito consigliare ai tanti amici che vogliono, in qualunque carcere siete, potete fare domandina per incontrare il pastore della vostra zona. Basta fare richiesta al magistrato di sorveglianza, immagino gli educatori, non so quale sia la dinamica precisa, magari la chiederemo a Giacchino visto che l'ha registrata. Ecco, raccontaci un po' qual è la procedura che devono fare gli amici che vogliono incontrare il pastore della propria zona. La procedura il cosiddetto modello 393, lo chiamano nei carceri, che è una semplice domandina di partecipare al culto del pastore Samuele come ministro di culto e chiesa del Pagliarelli. Ma il problema reale non è questo, non tutti i carceri, spero e voglio che non sia così, che la partecipazione sia più ampia, è limitata, quello che dicevo poc'anzi, c'è una limitazione per determinate reparti e questa è una situazione da battere. Anche un magistrato di sorveglianza che rappresenta, è un'autorità scelta da Dio, come sta scritto nella sua parola, le autorità vanno rispettate, devono rispettare la libera professione di fede, perché alla fine è in Cristo Gesù essere nutriti dal culto. Cioè è una verità, noi siamo testimoni di Cristo risorto, noi testimoniamo la potenza del Vangelo, che è la salvezza per chi crede in Cristo Gesù. Noi testimoniamo questo e ci dobbiamo nutrire di questo. Quindi essere privati, perché alla fine tra virgolette siamo privati da questo diritto, come sono stato privato io da dicembre fino a settembre, cioè ho conosciuto il pastore dopo che la mia domandina era stata fatta a novembre 2023, primi di dicembre 2023, e ho potuto partecipare al culto a settembre 2024. È una cosa umanamente impensabile. Magari succede solo al Pagliarelli, perché ha delle particolari regole carcerarie. Spero che non succeda nelle altre carceri e possono raggiungere tutti un livello ed essere liberi di nutrirsi
è la parola di Dio, essere liberi a partecipare con un pastore, a fare richieste e tutto, ma come domandina, una semplice domandina che poi andrà autorizzata dal coordinatore di reparto, che in verità davanti a Dio, io sono stato subito autorizzato a scendere. Il discorso è stato di comandante e direttrice del carcere per l'aggiornamento delle liste, per gli inserimenti, e non ho potuto frequentare, per come già volevo, a dicembre, novembre, il culto del pastore Samuele Cascio. E di conseguenza, gloria a Dio che tanti fratelli in Cristo sono riusciti a battezzarsi in carcere, perché ho vissuto un evento con il mio compagno di cella, che è un fratello in Cristo, Salvatore, che era poi la persona che mi ha portato a Cristo, che si è battezzato dopo 2 anni e mezzo che aspettavano questi battesimi al Pagliarelli. Quindi dico gloria a Dio che finalmente anche il Pagliarelli di Palermo è innovativo su delle cose di fede, perché non penso che stiamo chiedendo niente di particolare. Cioè, date l'opportunità. Sappiamo che l'amministrazione carceraria passa attraverso dinamiche che spesso sfuggono alla comprensione, perché sono anche dettate probabilmente da protocolli che riguardano alcune dinamiche, come per esempio, ricordo Gioacchino, quando siamo stati molte volte ad evangelizzare nelle carceri della Campania, il grande problema della mancanza di personale che gestiva questi incontri, quindi la mancanza di agenti disponibili e disposti a fare questo. Volevo virare per un attimo, visto insomma che ce lo chiedono anche i nostri amici che ci stanno scrivendo, virare un attimo su temi di carattere spirituale. Ma che cosa significa vivere la salvezza in Cristo Gesù? Innanzitutto mi è piaciuto tantissimo quanto tu hai detto riguardo alle religioni e a come si deve intendere l'idolatria, che non è soltanto un'idolatria legata alle statue, ma a tutto quello che sostituisce Dio. Meravigliosa realtà che hai realizzato, grazie a Dio per come l'hai vissuta e la concepisci e la condividi così in una libertà autentica straordinaria. Ti volevo dire a tale proposito quanto è importante, ecco, qual è stato il ruolo della Bibbia nella sua interezza nella tua vita, quanto è stato importante ancorarti ad una Bibbia, alla parola di Dio piuttosto che alla parola di un uomo, numero uno. E numero due, come si fa a vivere una novità di vita all'interno di quattro mura di una cella? A te la linea. Ti spiego, Michele, semplicemente spero di essere nel minor tempo possibile. La Bibbia innanzitutto non è un libro, non è un libro. È la parola di Dio che per chi legge e medita attentamente la sua parola diventa rivelazione. Quindi giorno dopo giorno, leggendo la Bibbia, all'inizio, ad essere sincero, in verità, sembra qualcosa di pesante, qualcosa che non capisci, qualcosa che dici, ma io che leggo e che cosa faccio? All'inizio si inizia così, è per tutti un po' così. Spero che sia minor tempo per tutti prima che conoscono la rivelazione, si innamorano della parola di Dio. Poi pian pianino, se tu leggi e mediti la parola diventa segni, diventa prodigi, diventa miracoli. Perché dico questo? Quando leggi la parola e sei in collegamento, in comunione, grazie allo Spirito Santo, con il nostro Creatore, che è Dio, cosa succede? Hai le rivelazioni. Vai in preghiera, stai pregando per una guarigione di tua madre, di tuo padre, di tua sorella o quant'altro, la parola ti porterà dove tu hai chiesto e ti dà rivelazione su quello che tu devi fare per ottenere, ma non perché Dio non dà, perché Dio è amore, dà a prescindere e indipendentemente a quelli che vivono credenti e obbedienti. Dici, ma perché non dà a chi non è obbediente? Altrimenti esisteva solo il paradiso, non eravamo in questo mondo se poteva dare a tutti. Noi oggi, che veniamo, come dicevo poc'anzi, da una natura peccaminosa e siamo stati salvati per grazia, grazie a Gesù Cristo che si è sacrificato per tutti noi, ha pagato il prezzo di riscatto per tutti noi.
con il sangue prezioso, cioè su Gesù è morto per tutti noi, Dio fatto uomo sulla terra è andato a Satana, prendo le anime, io oggi pago per tutta l'umanità, per tutto il mondo, e come dice la sua parola, Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato Gesù per tutti noi. Quindi leggendo la parola giorno dopo giorno ti innamori della parola, perché è seguita da segni, da prodigi e da miracoli. E come è seguita nel segno? Te ne dico uno grandissimo e immenso. Nel periodo 15-20 giorni prima che io uscissi dal carcere, il calendario biblico di Parole di Vita, perché nella mia cella ogni giorno leggevo il bigliettino biblico del calendario. Se abbiamo la possibilità, Michele, anche di mandarle in onda per dare certezza di quello che dalle mie labbra, che non sono le mie parole, ma sono le parole dello Spirito Santo di Dio, che oggi vogliono entrare in quei cuori che ancora vivono in quel se Dio, dobbiamo togliere se, ragazzi, da tutte le carceri. Non dobbiamo mai lasciarsi scoraggiare, attaccare dal nemico, dobbiamo sempre confidare in Dio in ogni tempo, nel nome di Gesù. Ve lo chiedo con tutto il cuore, confidate in Dio, liberate, date i vostri pesi a Gesù, permettete allo Spirito Santo di Dio di farvi rinascere, di modellarvi, perché Dio vi ama, Dio ama tutti, Dio non ama Gioacchino, Pietro, Michele, Pastore Cataldo, Pastore Samuele, Salvatore, la sposa Rosalba di Pietro, la mia sposa, Dio ama tutti, Dio è amore. Siamo noi mancanti, siamo noi che dobbiamo andare da Dio e dare i nostri pesi della nostra anima, della nostra mente, non lasciare che il nemico ci possa attaccare nelle nostre menti, perché il combattimento reale è nella mente. Noi dobbiamo liberare, permettere allo Spirito Santo di essere redenti ogni giorno. Come si fa? Ascoltando la voce dello Spirito e mettendo in pratica la parola di Dio, perché la fede senza le opere e mettere in pratica la parola, e metterla in pratica per ogni aspetto, è una macchina che non funziona se tiene la fede ferma. Una macchina per camminare ha bisogno della benzina, ha bisogno del diesel, ha bisogno del gas, ha bisogno del metano, per qualsiasi tipologia di macchina ne parliamo. Quel metano, quel diesel, quella benzina è l'opera che un uomo fa. Se io, come dice la parola di Dio, come lo dice Gioacchino, naturalmente, se non amo mio fratello che vedo, come faccio ad amare Dio che non vedo? Alcune volte noi non capiamo che anche la mancanza di perdono, il rancore, l'ostilità, l'orgoglio che abbiamo non perdonando, ci allontana da Dio. Questo non ci permette di avere Dio con noi. E come dice la sua parola, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Nessuno, perché nessun'arma fabbricata contro il Cristo Gesù prospererà. Questa è la parola di Dio, che è certezza, è verità. Ma dobbiamo essere noi a capire la parola, a meditarla e ad essere concreti, anche se nelle difficoltà del mondo, perché noi viviamo nel mondo. Viviamo nel mondo, ma non siamo più del mondo. E lo dice la sua parola, che in Cristo non siamo più del mondo. Viviamo nel mondo, ma non siamo più, perché noi che abbiamo accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita, noi viviamo il regno di Dio. Il mondo, il principe di questo mondo, purtroppo, è chi è nella verità, sa benissimo che è Satana, perché Satana vuole rubare tutte le anime a Cristo. E noi non dobbiamo permettere questo, dobbiamo portare la parola, dobbiamo portare l'amore, come dice Gesù. Quando Gesù dice nella sua parola, io non sono venuto ad abolire la legge, ma a confermarla. Cioè, a volte, anche certe entità, come i testimoni di Geova, non per criticarli, dicono che si è salvati solo per i comandamenti. Ma i comandamenti è quel libro che ci condannava, Gesù l'ha inchiodato sulla croce. Cioè, Gesù ha detto, io lo confermo i comandamenti, perché non sono venuto ad abolirli, però come li conferma? Con l'amore, amare il prossimo come noi stessi e amare Dio per prima di ogni altra cosa, che è il Padre nostro, il nostro creatore, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente. Solo con quell'amore noi possiamo confermare i comandamenti, perché se noi abbiamo amore noi non rubiamo. Se noi abbiamo amore, non commettiamo adulterio. Se noi abbiamo amore, non uccidiamo.
Questo è l'amore che Gesù voleva dire per confermare la legge. Quindi la chiave è l'amore. Quindi per essere redenti davanti a Dio dobbiamo usare l'amore, dobbiamo perdonare, dobbiamo togliere l'orgoglio, dobbiamo togliere il nostro io e mettere Dio, dobbiamo aiutare il prossimo. Se io ho un pezzo di pane e oggi ne ho un pezzo e vedo una persona che è in strada che non ha da mangiare, io devo dividere quel pane e darlo a quella persona. Come oggi questa casa, questa bellissima villa diventa la casa di Dio. Questa è la casa di Dio, che ha sempre vissuto così, Piero. Perché? Perché è la casa di Dio. Dio è amore, è anche giustizia. Quindi noi dobbiamo essere ogni giorno redenti e chiedere a Dio di condurci per i suoi sentieri di giustizia. Ed è Dio che non ci farà mancare nulla. Quindi l'invito a tutte quelle persone, soprattutto i familiari che oggi sono ad ascolto di questa trasmissione, familiari dei carcerati che fanno tanti sacrifici per andare i carcerati, chi è di fuori regione, chi può, chi non può. Io dico semplicemente una sola cosa: confidate in Dio, ravvedetevi, siete redenti, confidate in Dio e Dio vi darà ogni cosa. Attenzione, voglio precisare, non cadete nell'errore di dire ma io chiedo a Dio e non ho nulla. Esaminiamoci prima di dire questa affermazione nei confronti di Dio, perché se io sono redente nei confronti di Dio e sono obbediente nei confronti di Dio, Dio mi dà ogni cosa. Quindi dobbiamo fare un autoesame, un'autocritica su quello che noi non mettiamo in pratica, che è sempre la verità, la parola di Dio, che è la Bibbia. Quindi se noi mettiamo in pratica a 360 gradi quello che c'è scritto nella parola di Dio, che è certezza, noi vediamo la gloria di Dio scendere nella nostra vita, come ho visto io la gloria di Dio. Io a febbraio ho avuto un sogno rivelazione appartenente al regno di Dio, dove io a febbraio, ripeto febbraio, io sono uscito a ottobre, il 24 di ottobre, il 25 notte, a mezzanotte 00 sono uscito. Una rivelazione me l'ha data nel genere il sogno, che io vivevo quel sogno come naturale, come se fosse un giorno normale come oggi, che io uscivo dal cancello del Pagliarelli, mi veniva a prendere mia moglie, mi abbracciavo dal cancello ed ero fuori, ed ero in questo stato giovane. Non era una visione per un tempo prefissato, e mi rifaccio alla parola del Signore in Abacuc 2. Una visione di un tempo prefissato. Se tarda aspetta, dici ma arriva sicuramente, perché Dio è così. Quella visione l'ho avuta a febbraio ed è arrivata, perché la parola di Dio è certezza ed è seguita da segni, da prodigi e da miracoli. Io alle 12.00 del 25, alle 03, io ero fuori dal cancello che ho abbracciato mia moglie ed ho trovato mia moglie dietro quel cancello. Come mi ha rivelato tante situazioni nel cospetto anche familiare, visto la mia assenza di un anno, che ero sposato da un annetto, ancora non ho figli, però dico non avevo perché nel nome di Gesù mi ha rivelato anche questo, io avrò dei bambini, avrò una bambina, e quindi per me è certezza Dio, perché Dio è certezza di cose che non si vedono, come poco fa dico, e mi ricollego al discorso di poc'anzi, se io non amo mio fratello che vedo, come faccio ad amare Dio che non vedo? Quindi noi con l'amore, la chiave è l'amore, la chiave è l'amore, è quell'amore che ci permetterà di essere redenti nei confronti di Dio. È quell'amore che ci permetterà di sconvincere le forze del nemico, di sconvincere Satana, perché Satana non può vedere l'amore. Perché dove c'è amore c'è libertà, perché l'amore è libertà. È il libero arbitrio di Dio, nasce dall'amore. Questo è Michele il discorso. Quindi io a tutte le famiglie dei carcerati, a tutti i carcerati che ci stanno ascoltando, compagni, amici, che ho portato quel seme divino, ringraziando a Dio, nei loro cuori, che solo Dio farà germogliare e farà crescere. La potenza di Dio per i tempi di Dio che sono i suoi tempi, per le vie di Dio che sono le vie di Dio, per l'intelligenza di Dio che è imprescutabile, che farà germogliare. Alleluia. Ma io oggi, pubblicamente, invito tutti coloro che sono lontani, chi si è allontanato, chi si è lasciato scoraggiare, ad abbracciare la croce, a prendere quella croce e a camminare nel cammino con lo sguardo fisso a Cristo, accettando Gesù Cristo come Signore e Salvatore e confidando ogni giorno al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, alla Sovrana Trinità, perché la salvezza, Gesù,
Gesù è la salvezza, Gesù ci può salvare. Amen. Amen. Gioacchino, caro Gioacchino, purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, dobbiamo chiudere. Volevo ringraziarti insieme a Pietro, grazie per questa possibilità che ci avete consentito oggi di avervi in diretta con noi. Dio continua a benedire la tua missione, Gioacchino. Io ti vedo un uomo in missione in questo momento, come Pietro, vi vedo uomini in missione, quindi dobbiamo pregare per voi affinché il Signore vi fortifichi e vi dia una grande forza di resistere alle situazioni che state già sicuramente vivendo, ma soprattutto di realizzare un numero maggiore di miracoli alla presenza del Signore per essere forti e sconfiggere tutte le difficoltà che vi stanno arrivando, perché conquisterete, state già conquistando molte anime al Signore. Dio vi benedica, grazie per essere stati un po' la testimonianza e la voce dei detenuti che dal carcere in un certo senso hanno voluto attraverso di voi testimoniare la potenza di Dio nella loro vita. Dio vi benedica, pace del Signore, alla prossima, grazie. Grazie, pace. Vi ringraziamo, cari amici, grazie per averci seguito. È stato anche con qualche difficoltà tecnica, siamo riusciti ad avere questo collegamento. Ringraziamo il Signore per questa puntata. Vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, a domani con una nuova diretta di Review qui sul vostro canale cristiano. Intanto voglio salutarvi e ringraziarvi. Continuate a rimanere connessi al vostro canale cristiano, perché andrà in onda la replica di Oggi Insieme e ancora le tante altre dirette di questo martedì. Dio vi benedica, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.